La linea d'Atalanta, però attenzione a Lucio. Va Sneijder verso il colpo di testa di Eto'o, poi arriva Lucio, palla sul fondo. Stava rischiando di perdere palla sulla tre quarti, ma Padoin poi la serve a Ferreira Pinto. Rientra Ferreira Pinto, attenzione al suo sinistro sul fondo. Anche Thomas Manfredini anticipato da Balotelli. La palla è per Bellini che ha un bel sinistro, mette dentro il pallone, salvataggio di Giulio Cesar su tocco di Cambiasso e poi calcio d'angolo. Prima grande palla gol per l'Atalanta all'11esimo, c'è stata una deviazione di Cambiasso e se l'è cavata con i piedi Giulio Cesar. Eccolo qui con la punta del piede, grande riflesso di Giulio Cesar. Paolo Bianco a dar fastidio a Lucio vicino al palo, fa movimento anche acqua fresca. Primo palo e ancora un colpo di testa, questa volta di Balotelli, e calcio d'angolo dall'altra parte. Gran bell'inizio dell'Atalanta. Eto'o, Sneijder, Balotelli, Chivu, pronto al traversone, ci ripensa Cambiasso, Sneijder, dentro il pallone per Milito, aggancia in area di rigore, Milito prova a passare, Milito lotta ancora, Milito, Diego, Milito, il principe fa 1-0, ha vinto tre rimpalli, non gliela levano mai in area di rigore. È vero, prima vera azione dell'Inter, subito gol. Ma è dentro l'area di rigore che fa impressione veramente Milito, eh. Una facilità di movimento e di realizzazione veramente viene confermata ogni volta. Guardate qui, controllo è la prima cosa, poi vince un contrasto, allunga il gambone e poi tira subito. Sì, Manfredini secondo me scivola, va per terra, e lui però bravo a incrociare sul primo palo. Bravissimo. Cioè a chiudere sul primo palo, incredibile, bravo. Guarda, bravo. Qui in mezzo a tre, come mette sempre il corpo a proteggere il pallone un po' perso. Lo prende adesso Chivu, calcio d'angolo sul primo palo. Ferreira Pinto attendeva più largo, aveva chiesto il pallone per un tiro al volo che non è arrivato. Insiste ancora Guarente, altra palla dentro, Lucio mette fuori, chiede scusa a Giulio Cesar che aveva chiesto il pallone. Di petto Garix, De Ascentis, trova una buona palla per Cerávolo, uno contro uno di Cerávolo, vuole l'area di rigore, rientra Cerávolo, ancora Cerávolo, palla sul destro, si è ammolato Lucio. Dicono che ha preso il pallone con una mano, quello dell'Atalanta, Lucio l'ha preso secondo me in faccia, anche lui così. Con l'Inter, Sneijder ancora attaccato, perde palla Sneijder, tutto regolare, De Ascentis aspetta lo sviluppo, poi da Ferreira Pinto, uno contro uno di Ferreira Pinto, arriva il traversone per acqua fresca, Lucio non ce la fa, Sneijder, partecipa anche Javier Zanetti, Sneijder, imbucata per Balotelli che si gira, grande giocata di Balotelli, Balotelli al limite ancora con il destro, palla sul fondo, ma soprattutto il primo controllo di Balotelli è stato molto bello. Intanto ci sono due giocatori dell'Inter che vanno ad allungare la barriera, intanto c'è, sì, Milito. Lui tira a sinistra, guardate, vedete alla sinistra di Milito, il pallone in genere Sneijder lo mette lì, invece va dall'altra parte e prende la traversa. Grandissimo calcio di punizione di Wesley Sneijder, che si fa vedere, mollato Garix, il traversone di Garix, forse spostato all'interno dell'area di rigore, Maicon si prosegue con Bellini che rientra sul destro, deve crossare verso il secondo palo, acqua fresca, non può arrivare su questo pallone, non era il piede di Bellini. Milito, palla per Milito, cerca il secondo palo per Balotelli, era un'altra grande azione dell'Inter, Balotelli riesce a tenere con un guizzo il pallone in campo, grande scatto di Balotelli, pallone in campo, sono un po' addormentati quelli della difesa dell'Atalanta, poi cercato Eto'o, arriva ancora Coppola. Il tocco splendido di Cerávolo per Bellini che gli restituisce il pallone, lo fa trovare uno contro uno sull'uso, l'attacca Cerávolo, riesce a passare e poi Cambiasso. Bene Ferreira Pinto, poi trova il corridoio per Robert Acquafresca, Acquafresca aspetta, poi il destro per Giulio Cesar. Con un rimpallo trovare il fallo laterale, ha ritrovato però il pallone, la chiusura di Cambiasso, si ricomincia da Garix, ecco pronto per il traversone, saltato Balotelli, Garix trova al fondo, ancora il dribbling su Balotelli per liberare il destro, ecco il traversone. Non arriva a colpire Guarente, poi Bellini la mette dentro di nuovo, doppio rimpallo! E qui è fortunata l'Inter. Palla fuori sul rimpallo, credo, io penso che fosse calcio d'angolo. Qui danno il rimpallo su acqua fresca, ma secondo me Rizzoli dà calcio d'angolo. Cordoba è stato a diglielo, è stato bravo qui. Sì, l'ha presa Cordoba con il tacco. Qui fortunata l'Inter, eh. Sì, mamma mia. Ancora una volta è sempre Bellini. C'è Lucio. Lucio! Fuori gioco, palla per Sneijder,
La controlla Snyder, cerca un dribbling, poi pallone fuori, Maicon con il destro. Non gli prende il giro giusto. Era difficile comunque calciare. Dentro per Eto'o, fuori per Snyder. Snyder con il sinistro! E la palla si è abbassata, gran tiro di Snyder. Sì, poi improvviso, perché nessuno si aspettava. Balotelli tra poco uscirà. C'è calcio di punizione per il fallo di Nusio. E di Snyder. Il fallo di Snyder, ed è il secondo giallo per Snyder. Fuori Snyder, guarda, l'aveva detto Paventi che erano Stankovic, cerca Milito, va in copertura Bianco. Bianco all'indietro per Coppola, non molla Milito, la palla rimbalza male per Coppola, che riesce a rinviarla di sinistra. Acqua fresca anticipato, si disinteressa del pallone Milito, arriva Eto'o! Eto'o! Coppola, eccesso d'altruismo di Eto'o che ha cercato Milito in mezzo dopo aver controllato. Con gli corre accanto Eto'o, c'è un varco enorme per Maicon, si prende tutto lo spazio, da Milito che entra in area di rigore. Milito dentro ancora per Maicon, fuori gioco, calcio di punizione per l'Atalanta. L'Atalanta riesce. Entra in campo Caserta. Qualche inserimento Caserta potrebbe garantirlo. Tanto c'è Eto'o che prova a proteggere il pallone, forse anche commette fallo, si prosegue per il vantaggio. Caserta. Cerca subito il pallone per Tiribocchi! Simone! Tiribocchi! Assomiglia a Gocchia perché ha fatto l'Inter. Una palla in verticale che ha bucato i due centrali. Forse voglio rivedere la posizione di Maicon, troppo largo, ha permesso a Tiribocchi, che fosse anche infortunato, la palla gli si alza proprio per calciarla di controbalzo ad incrociare sul secondo palo. Il tir pareggia per l'Atalanta. Stranissima partita. Completamente sotto ritmo, con l'Inter in controllo, poi Snyder si fa cacciare per un'ingenuità. L'Inter in 10 sembrava lo stesso in controllo, e poi però sulla palla in verticale una distrazione. Si sta lamentando Eto'o, volevo capire perché. Manca completamente Lucio. L'intervento Lucio qui. Perché è andato col sinistro, posto di andare col destro. Ma guarda la palla però come gli sia. Si sistema bene. Fortunato nel controllo. Come era stato un po' Milito nel rimpallo, qui è stato. E la palla è sempre nella stessa zona di campo. Grande pareggio dunque di Tiribocchi. Adesso vediamo se c'è la spinta dell'Atalanta, perché Acqua Fresca è andato a giocarsi un altro pallone. Maicon. Thiago Motta centrale per Cambiasso, che allarga ancora. Eto'o prova a passare, secondo me si tuffa, poi Cambiasso, ancora Eto'o che si è rialzato sul fondo. Eto'o, pericolosa l'Inter, si arrabbiano quelli dell'Atalanta perché Eto'o si sarebbe truffato. C'è Acqua Fresca, Tiribocchi, si gira Tiribocchi, il pallone per Madonna che controlla. Se Madonna avesse lasciato, c'era Garrix libero a destra, e Madonna, c'è Acqua Fresca, c'è Tiribocchi. Caserta cerca il secondo palo e Bianco l'ha tolta forse dalla testa di un compagno. De Ascentis, altra palla dentro, sbagliata. Maicon, Eto'o, attenzione al contropiede dell'Inter che ha ancora qualche secondo da giocarsi. È l'ultimo minuto di gioco e prova a partire Cambiasso. Cambiasso allarga per Maicon che è dalla parte opposta rispetto a quella abituale. Fa un po' fatica a recuperare l'Atalanta, dentro il pallone per Eto'o. Eto'o, Eto'o, Eto'o! Il pallone ribattuto! E poi un miracolo di Coppola su conclusione di Thiago Motta. Coppola con questa parata ha salvato l'Atalanta. Altro campanile. Maicon, non è stata la partita più bella di questo campionato. Chivo, Maicon, altra palla nel mucchio, Coppola anticipato, una gran paura dell'Atalanta. Rimessa laterale, mancano 10 secondi. La vuole buttare dentro Maicon. Colpo di testa ancora in area di Cambiasso, poi prende una gran pallonata Garrix e poi l'arbitro dice che può bastare, manda tutti sotto la doccia. Perde una grande occasione l'Inter per staccare tutti in classifica. Si fa raggiungere dopo l'espulsione di Snyder, una partita che sembrava in grande controllo. L'Inter secondo me ha fatto due errori, non ha aggredito per andarla a chiudere e poi soprattutto Snyder si è fatto cacciare. Perché ne aveva, guarda, in 10. Ha creato occasioni in 10 più di quando è stata una questione di testa. Quando è entrata in campo nel secondo tempo, mi ha dato proprio quell'impressione lì di dover gestire, e su 1-0 non puoi gestire in Italia. Grande occasione persa dall'Inter, ringraziano Milan e Juventus,
che malgrado le due clamorose sconfitte perdono solo un punto dalla capitale.